Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui tornati su Pokémon Smeraldo, quarto episodio. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Nella scorsa parte abbiamo affrontato e sconfitto la prima capopalestra ottenendo la prima medaglia. Inoltre abbiamo catturato il terzo membro del team, ovvero Wishmoor. Prima di andare avanti ragazzi vi chiedo sempre un piccolo supporto, un commento per sapere la vostra opinione sotto il video, like e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cosa faremo in questo episodio? Non ho la più pallida idea. Sicuramente raggiungeremo un'altra città, adesso vediamo. Innanzitutto devo andare anche a curare la squadra e vorrei farlo il prima possibile. Ok, intanto dobbiamo affrontare parecchi allenatori e adesso possiamo anche sfruttare la MN taglio, però io vorrei andare avanti senza farmi vedere da nessuno. Questi sicuramente, non so se li ho affrontati nella scorsa parte, sì, quindi possiamo tranquillamente sompare di qua e andarcene avanti. Abra, bello Abra, raga. Se potevo fare gli scambi sicuramente avrei preso un Alakazam, che a me è un Pokémon che piace tantissimo, però non posso farli, quindi come si dice a Roma, mi devo attaccare al cazzo. Ok, allora intanto curiamoci la squadra e poi voglio dare anche un'occhiata all'inventario, perché non so se devo comprare qualcosa. Allora, andiamo sullo zaino. Pozione 3, antidoto 1. Sì, direi che dobbiamo comprare qualcosa. Repellenti 8. Non vorrei spendere troppi soldi in questa serie. Vorrei comprare solamente il necessario. Ok, eccoci qua ragazzi. Purtroppo ho trovato due Tylo, ovvero rompicoglioni, che non mi facevano scappare, quindi ho preso un po' di danno. Allora, io qua direi di mandare avanti Mudkip, dato che tra poco si evolve. Così abbiamo un Machamp. Ok, facciamo così, lo mandiamo su con i selvatici. Perfetto. Dai, raga, colpo di fango, mossa veramente utile. Al posto di fangosperla. Colpo di fango è più forte. Vi ricordo che Mudkip, evolvendosi, avrà anche il tipo terra. Quindi noi adesso abbiamo un Pokémon tipo acqua terra. Ok, quindi questo sopra l'ho affrontato. Sì. No. Sì. Però prima tocca fare una cosa. Adesso io rimetto Wishmoor davanti, perché devo livellarlo, perché sennò raga. Allora, anzi, qua c'ho anche queste bacche. La cura paralisi dalla lotta. Risveglia un Pokémon nella lotta. Cura avvelenamento. Diamogli questo. Ok. In più uso una pozione. Ma così lo curiamo, perché adesso non mi va di tornare un'altra volta al centro Pokémon. Ma come Zigzagoon non mi trova strumenti? Vabbè, ma io vorrei andare di qua. Qua mi fa passare, perfetto. Ok, affrontiamo queste due. Abbiamo lotta in doppio, giusto? Che c'ho davanti? Ok, fammi mettere Shumish allora. Dai. Allora, facciamo bara onda su Zigzagoon, dai. Ottimo. Poi, semitraglia su Pocena. Poi, famo semitraglia su Lotad per forza. Ok,
Perfetto, Wishmore livello 11, impara sgomento, che non è una mossa fortissima, però potrebbe anche essere utile più in là. Ok. Perfetto. Pozione. Ah, c'è la possibilità che in questo episodio prendo anche il quarto membro del team. Per cui preparatevi, ragazzi. Allora, Ralts e Meryl, facciamo Baraonda e poi semitraglia su. Facciamo Meryl, però Meryl così mi sa che è normale, non è acqua. Invece sì, acqua. Perfetto, fatto bene. Chumash livello 16, si evolve a livello 23, vuole imparare mega assorbimento al posto di assorbimento. Ottimo. Facciamo semitraglia, tanto abbiamo vinto. Perfetto. Ragazzi, vedo con piacere che la mia squadra sta salendo con poca difficoltà, eh. Vabbè, diciamo che qui siamo ancora all'inizio, quindi è così. Più andremo avanti, più sarà complicato, quindi dovrò fare tante sessioni di allenamento. Allora, intanto prendiamo due bacca stagna. Perfetto. Le bacche sono molto utili, cosa che io non ho mai capito quando ero piccolo, che non le usavo mai. Invece poi, crescendo, ovviamente ho migliorato anche il modo di giocare. Comunque, dobbiamo recuperare la merce Devon. Ok. Qua non possiamo entrarci, questo l'abbiamo sfidato, sì. Allora, in questo tunnel, che poi, regà, se io non erro, qui potremmo catturare non uno ma due membri del team in questo episodio, dico. Però prima voglio controllare qua cosa ci sta. Ok. Gli strumenti, quelli che sono nascosti, regà, io purtroppo non lo so. Non lo so, non mi ricordo. Quindi quando avremo il cerca strumenti faremo sessioni di ricerche. Ok, tunnel Menferro. Può essere che qua c'è sta il Pokémon che dico io. Io me lo auguro perché mi serve. No, non è Wishmore. Devo controllare sulla wiki comunque, perché non mi ricordo proprio. Comunque vedo proprio che lagga. Io non so perché prima non me laggava nelle altre serie quando registravo. Allora, aspettate un secondo, ragazzi. Allora, il Pokémon che sto cercando, ragazzi, non si trova qui. Per cui lo prenderemo in un altro momento. Quindi c'è la possibilità di prendere almeno un altro Pokémon, ma che non si trova qui. Ok, qua velocizziamo, dai. Sempre Pocena c'hanno questi. Ok, Baraonda. Perfetto. 129, ottimo, ottimo. Ma quanti punti esperienza mi davo? Merce Devon, perfetto. Ok, quindi poi dopo dobbiamo anche tornare indietro. Che poi adesso ho capito dove si trova quel Pokémon. E in quell'isoletta dove ci porterà il signor Marino c'è anche la palestra di tipo, se non sbaglio, elettro. Qui non possiamo andare avanti perché non abbiamo spaccaroccia. Allora, famo così un attimo al volo, regà, perché non me va poi dopo di le fa 200 tagli. Ok, perfetto, allora risolto il problema. Ok, eccoci qua di ritorno. Parliamo con questo tizio. Gli diamo la merce Devon e ci dà la Mega Ball. Sì, andiamo, andiamo. Sì. Aspettiamo. Ok, procediamo sta parte. Ci hai salvato ben due volte. Ho un favore da chiedere ad una persona meravigliosa come te. So che hai un pacchetto da consegnare al cantiere di Salcepoli. Bene, sulla strada ti potresti fermare a Bruruvia? Vorrei che tu consegnassi una lettera a Rocco. Perfetto. Che mi dai? Pokénav, ok. Questo è il biglietto, no?
Ah, no, è un navigatore Pokémon, ho detto anche Pokénav. Grazie mille. Grazie, presidente. Troppo gentile, troppo gentile. Allora, camminiamose. Ok, l'uscita è questa. Con lo sfidafonino può chiacchierare con le persone che registrano il Pokénav. Ok, questo ci potrebbe essere utile per poter risfidare forse gli altri allenatori. Vediamo un po' se c'è qualche... Signor Petri, chiama, vediamo un po'. Ah, che stalker. Ok. Allora, prima di andare avanti, raga, però io volevo andare un attimo qua perché... Volevo vedere cosa c'è qua sopra. Vedi, percorso 115. Magari c'è qualcosa che possiamo prendere. Ok, lì c'è uno strumento. Ok, quello. No, ne ho visti due in realtà. Vabbè, ovviamente qua non possiamo andare oltre, anche perché non abbiamo surf ancora, quindi. Super pozionato. Poi voglio controllare anche se Zigzagoon c'ha qualche strumento. Eh sì, dammi uno strumento, amico mio. Fune di fuga. Io voglio le caramelle rare, però. Zigzagoon, devi fare del tutto per trovarle. Ok, andiamo qua sopra. Qua non possiamo passare, vero? Non adesso. Forse possiamo farlo dopo. Quindi adesso dobbiamo tornare tutto indietro, ragazzi. Non so se farvi qualche taglietto, però. Ecco Vera. Che ci sfida? Ok. Raga, qua c'è stava lo sfidafonino, c'è stava Instagram, TikTok. Sì, è certo, certo che sì. Ma certo. Wingull. Allora, voglio provare sgomento. Mazza, quanto m'ha levato. Ok, meglio usare Baraonda. Oh, occhio, eh. Ah, abbiamo anche, sì, è vero, la bacca. Però dobbiamo comunque curarci. Cazzo, adesso non so se resiste. Penso di sì, eh. Ah, vabbè, perché ci attiva Baraonda. Livello 13 per Wishmoor. Che non mi ricordo a che livello si evolve in Loudred. Allora io qui direi di cambiare, raga. Però chi ci metto? Zigzagoon. Sì, ciao. Machomp. Marchetomp. E poi in realtà non è che sia proprio il Pokémon ideale, eh. Proviamo a usare Rocciotomba. Perfetto. Assorbimento è questo il problema. Che è per 4. Vedete, vedete, vedete. Infatti Machomp non è proprio l'ideale, però. Ah, ma io c'ho pure. Aspetta. Ho Shroomish, però è la stessa storia. Allora, famo così. Semmai. No, intanto metto Shroomish. Facciamo così. Velocizzo un secondo. Poi. Faccio pozione su Wishmoor. Ne usiamo due per sicurezza. Ma chi l'ho data la pozione? Cazzo, mi sono sbagliato. Devo andare anche a ricomprare. Potrei fare. Io provo intanto a usare Mega Assorbimento. Sì, non gli levo niente, ovviamente. Wishmoor, dai. Su, 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 su. Baraonda. Fortuna che ho usato. Mazza, quanto mi ha levato. Vabbè che Wishmoor comunque c'ha una difesa bassa, eh.
Perfetto. Questo è un colpo di fortuna. E addio Treco. Treco. Prendiamo anche tanti punti. Eh no, perché ho cambiato 3 Pokémon. Però non fa niente, va bene così. Le sfide con il rivale è sempre un piacere vincerle. Quindi io qua potevo anche rifiutarla la lotta, giusto? Regà, vado un attimo al centro Pokémon e ci rivediamo qua. Adesso dobbiamo tornare tutto indietro, regà. Spero che non mi devo fare un'altra volta al bosco qua, mi sa di sì. Mi sa di... Ah, però io qua mo c'ho... Qui c'è un altro strumento, regà, sai che faccio? Io metto repellente. E andiamo a vedere se lo posso prendere, perché magari è una cosa utile. Allora... che sto facendo? Ok, eccolo. Perfetto. Allora, sì, velocizzo perché devo solamente cercare lo strumento. Miracol seme, sì, questo lo diamo a coso. Eccolo. Mega Ball. Lo diamo a... come si chiama? Shumish. Attacco X. Adesso possiamo anche uscire, sì. Tanto è finito proprio al momento giusto. Poi, Miracol seme lo diamo... Vedete, strumento tenuto potenzia le mosse di tipo erba. Lo diamo a Shumish. Oddio, non so se ne... non lo so. Diamogli Miracol Seme. Poi voglio dare Rapid Artigli a Wishmur, perché mi sembra che è lento. Adesso vado subito a controllare e lo vediamo insieme. Velocità 16. Ok, ho fatto bene. Perfetto, adesso dobbiamo andare. Prendiamo questo strumento. Un'altra Pokéball. Andiamo di qua. Adesso dobbiamo andare qua dentro, sì. Dobbiamo fermare il signor Marino, se ci riesco. Aspettate, mi metto di qua. Oh. Raga, con l'emulatore i tasti non so tanto facili spingerli al momento giusto. Ok. Allora, dove andiamo prima? A Bruruvia o a... No, ok, si toccherà a Bruruvia per forza. Dai, Gesù. Velocizziamo. Nostro padre che ci chiama. Perfetto. Ah, qui c'è la palestra, raga. Qui c'è la palestra di Bruruvia. Io potrei anche... anzi, no, lo voglio fare nel prossimo episodio. Prima voglio andare nella grotta, raga. Perché qui dentro la grotta c'è un Pokémon che ci serve. Sciarpa di seta. Adesso andiamo a vedere cos'è. Che non mi ricordo. Potenzia le mosse di tipo normale. Pure questa qua ci servirebbe per Wishmur. Non so se dagli Rapid Artiglio o Sciarpa di seta. Al momento gli lascio Rapid Artiglio. Ok. Qui c'è la palestra, regà, ma come vi ho detto, l'affrontiamo. Dove sta la palestra? Ma non sta qui allora. La messo a sbagliare. Messo a sbagliare allora. Baraonda. Oh, gli ho dato pure Rapid Artigli, eh. Ok. Non sta qui la palestra. La messo a sbagliato. Vabbè, non fa niente. Botta. Perfetto. Si evolve? No, non si evolve. A che livello si evolve Wishmur? Ok. Quindi quando ci chiama lo possiamo risfidare questo qui. Però ovviamente questo non lo sfido, perché comunque sia non è che c'ha dei Pokémon che danno esperienza. Ok. Qui non so se ci danno qualcosa di interessante. Va bene, direi che posso anche andare avanti. Voglio entrare in questa grotta, raga, perché voglio catturare quel Pokémon. Qui sto dentro, vediamo un po'. Grotta pietrosa, ok. Qui lo trovo il Pokémon che dico io. Ah, però mi serviva Flash. Ah, ce l'ho da lui, perfetto, perfetto. Pensavo che me l'ero scordato io prima. Ok.
Ma senza la medaglia della palestra del Pokémon di Bruvia non puoi usarla. Ok, qui è un bel problema. Ragazzi, ragazzi, eccolo qui. Lui è il quarto membro del team Zubat. Raga, volevo a tutti i costi un Crobat, anche se l'ho preso nella serie di Soul Silver. Però lo volevo anche qua. Allora, intanto mandiamo Shroomish davanti. Ok. Sanguisuga è super efficace, però non credo che ci leva tanto. Ok, adesso facciamo paralizzante. A parte che comunque sia non dovrebbe essere così complicato prenderlo Zubat. Ok. A Zubat posso pure insegnare Flash, mi sembra. Usiamo una Pokéball, dai, vediamo. No, c'ho paura a colpirlo. La Mega Ball non puoi scappare, amico mio. Oh, benvenuto Zubat, regà. Super like adesso, eh. Poiché Zubat vive in grotte oscure, i suoi occhi si sono atrofizzati. Pur non vedendo, è in grado di identificare gli ostacoli grazie agli ultrasuoni che emette. No, nessun soprannome. Andiamo subito sul menu, perché sennò mi scordo, e vediamo Zubat. Allora, abilità fuoco dentro, evita il tentennamento, ottimo, tipo veleno volante, natura cauta, attacco 13, difesa 13, attacco speciale 9, difesa speciale 12, velocità 14. Conosce solo Sanguisuga e Supersuono, così allenarla adesso sarà un bel problema. Adesso vedo se gli posso dare qualcosa. Ma non penso che ciò MT da... No, non ce l'ho proprio più le MT, le ho consumate tutte. Vabbè, lasciamo perdere. Fune di fuga. Andiamo di qua. E poi dopo qui non possiamo fare niente, raga, perché non ci abbiamo flash. Quindi dobbiamo tornare tutto indietro. Sta quanto è veloce coso. Allora, e sì, qua mo appena chiudo sto video devo fare un allenamento de Cristo. Devo fare. Ma raga, ma siamo seri? Ma davvero sono così rincoglionito? La palestra, eccola. Però non l'affrontiamo in questo episodio. Quindi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!